Eccoci, ci leviamo questa mascherina e cominciamo questo appuntamento che è il primo dell'evento inaugurale di Forum Pia Sud. Forum Pia Sud 2020, che si svolge all'interno di questo percorso che abbiamo chiamato Restart Italia, e forse non c'è un più adeguato modo di inserire un discorso strategico e complessivo sul rilancio del Sud che inserirlo in un evento che si chiama Restart. Restart è il senso del nostro lavoro in questi giorni, un restart che vuol dire non si torna indietro, ma l'uscita da questo tunnel è davanti a noi nell'innovazione, è davanti a noi nell'impegno di ciascuno, di ogni amministrazione pubblica. Questo è vero sempre, per il Sud è ancora più vero, e allora nella mattina di oggi, che sarà solo appunto il primo lancio di Forum Pia Sud, cercheremo di concentrarci su questo: che ruolo ha il Sud, che posto ha il Sud nella grande strategia di ripresa del Paese che nascerà dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si appoggia sul grande provvedimento europeo di Next Generation Europe. È un provvedimento molto ambizioso, Next Generation Europe mobilita per adesso, ma probabilmente potranno anche aumentare, 750 miliardi, solo per l'Italia si parla di qualcosa meno di 209 miliardi. Si considera che la minima dotazione per il Sud è il 34%, vi rendete conto che abbiamo davanti a noi un'opportunità straordinaria. Questa opportunità straordinaria va però colta, nessuno ci regala niente, va colta facendo tesoro anche di tutte le volte, di tutte le opportunità che non siamo riusciti a cogliere. Abbiamo fatto tantissimo per il Sud, ma gli indicatori di divario tra le zone del paese non sono migliorate, e quindi evidentemente non abbiamo fatto abbastanza o non abbiamo fatto abbastanza bene. Allora io con questo non sono migliorate quanto volevamo, per essere più, diciamo così, meno drastici in questo senso. La giornata di oggi sarà caratterizzata da un primo intervento della commissaria alla coesione, Elisa Ferreira, che ringraziamo di averci mandato un video non è un saluto formale, un video molto denso di contenuti che vedremo insieme. E poi dovevamo avere il ministro Provenzano in questo momento è in Consiglio dei Ministri, come sapete siamo in un momento particolarmente delicato, o in pre-consiglio, siamo in un momento particolarmente delicato della vita del Paese, e quindi lo avremo probabilmente dopodomani in un altro evento che facciamo col PON Governance, e avremo invece oggi il piacere di avere comunque la sua capo di gabinetto, Silvia Scozzese, che ci riporterà con la stessa fedeltà quello che è l'impegno di governo in questo senso. Avremo poi un panel, ma su questo, che discuterà di questo. Chiuderemo con un'intervista a Pierpaolo Baretta, e l'ultimo intervento sarà quello di Nello Musumeci, che è il presidente di una grande regione del Sud, a cui chiederemo appunto a che punto siamo, come può essere la pubblica amministrazione in piattaforma, infrastruttura abilitante di questo piano per il Sud. Il panel non ve lo presento adesso, perché ve lo presento quando lo lancerò. Intanto sentiamo la commissaria Ferreira. Dear Minister Provenzano, ladies and gentlemen, thank you for your invitation today. I am sorry I cannot be here live, but we are at a crucial point in negotiations with the Council and the European Parliament on the crisis repair measures tabled by the Commission. And in particular, we are discussing at the moment the legislative proposals for cohesion in 2021-2027. So I'm sure you forgive me. But please know that I am doing my best to represent your interests and the interests of all the regions of Europe. Your topic today is vital. What role for the South in the restart of Italy? I think the answer is clear. The South must play a full role, and public administration is key to this. We are all keen on sports. And I ask you, can a team win
when half the players are still in the dressing room. So it is clear that the South cannot be forgotten, put away. South must play a full role in this process. This is why I welcome very sincerely Minister Provenzano's work. His wealth of experience in cohesion policy and the recently tabled Italian authorities' plan for the South. But there is a lot of work to be done. In fact, just the southern exports just represent in the South 13% of GDP, compared with 32% in the case of the rest of Italy. 13% is too low for the capacities of the South. And this is just one example of one of the weaknesses of the economy. Another problem, which is of particular concern, and it's probably even more evident, is the level of youth unemployment. We have registered a figure of 48%. Again, can a team win with half of the players, the youngest ones, in the dressing room? This is a shocking waste of young talent. All the more, since Europe stands on the verge of a new industrial revolution. The twin transition to the digital economy and the carbon neutral circular economy, young people will be crucial in these transitions. We will need their optimism, their dynamism, their new ideas, their thinking. No region in Europe can afford to have half of its youth sitting on sidelines. We will need them all. So there are needs in the South. And with cohesion policy and national funding, the investment funds are there too. How do we find the path between these two needs? And this is where public administration is the key. First, there needs to be a long-term plan focused on competitiveness, the twin transition, the engagement of the youth. The plan for the South is this plan. I congratulate you for it. Second, there must be a proposal for reforms, for changes, a commitment to do things differently, to move away from the models of the past. Investment alone will not be enough. Structural problems require structural solutions. So I am glad that your plan recognizes the need for better governance, better project selection, and better administrative capacity. To make these changes, will require serious and sustained investment and engagement over time. Investment in human capital, a critical mass of the right people with the right profile. Investment in systems and processes, a clear set of comprehensible rules which avoid gold plating and are stable and dependable over time. Because excessively complex and lengthy procedures at whatever level of public administration act as a brake on development. But I would argue that reform must go beyond administrative capacity alone to include business environment, labor market, social and education infrastructure. We have a once-in-a-generation opportunity to finance these investments and these reforms through the Recovery and Resilience Facility and through the reinforced cohesion policy embedded in the new partnership agreement. The quality of the plans and their proper implementation are critical elements to deliver the sustainable transformations that we are all aiming for. The idea is not to change a few things for everything to remain the same. You know where I'm quoting from. We need to work together. We cannot go into the Gattopardo old trap. Also here, the Commission services are ready. They are ready to help in any way we can. And by services, not only
can assist in the best use of the cohesion funds, and you know very well the work done by DG Regio, but also they offer expertise and support in what concerns reforms through the technical support instrument. This service, we call it DG Reform, can make all the difference to a successful reform. Use it, they are there for you. In conclusion, the Italian economic team has some world-class players. Reform and administrative capacity are key to getting all of your players onto the pitch and playing effectively. With all of Italian regions, all of your young people in the game, playing the game, Team Italy can be among the world leaders for the green and digital successful transition. And we in cohesion policy, we always be your loyal supporters. Keep healthy, keep safe, keep happy, and I wish you a fruitful discussion. Grazie. Beh, non c'è molto da aggiungere a questo bellissimo discorso. Raramente ho sentito in 7-8 minuti dire con tanta chiarezza tante cose importanti. Adesso interverrà la Silvia Scozzese, che è il capo di gabinetto del ministro Provenzano ed è anche ha una solida esperienza. Io l'ho conosciuta tanti anni fa in IFEL, poi è stata in ANCI, poi è stata in Comune di Roma, quindi ha una solida esperienza sul territorio, oltre che a livello nazionale. Sa come le cose devono essere messe a terra. La commissaria ci ha detto tante cose, dottoressa Scozzese, ci ha detto sostanzialmente che da una parte abbiamo i fondi, dall'altra abbiamo le necessità e in mezzo abbiamo la pubblica amministrazione, che deve essere catena di trasmissione, cinghia di trasmissione. E ci ha detto anche che questa cosa capita una volta per generazione. A me, io ho 68 anni, non era ancora mai capitato, quindi anche una generazione lunga, diciamo, in qualche modo. Quindi abbiamo una responsabilità enorme, gigantesca. Per fortuna non ci arriviamo impreparati. Voi avevate un piano per il Sud che era stato presentato immediatamente prima del lockdown, quindi in qualche modo mantiene ancora tutta la sua freschezza nonostante la situazione ed l'ha riconosciuto la commissaria in maniera, proprio la prima parola che ha detto, il piano è quello giusto. E quindi le chiedo in un quarto d'ora più o meno di raccontarci come facciamo a vincere questa sfida così importante, perché il 50% dei giocatori non lo possiamo tenere negli spogliatoi. Dobbiamo metterlo a giocare con noi per vincere. Grazie, mi sentite? Sì. Allora, grazie prima di tutto di questa opportunità. Io in primo luogo, da parte del Ministro, ringrazio la Commissaria Ferrera. Ovviamente le sue parole sono state importantissime anche per noi. Devo dire in premessa, riconoscono un lavoro per la prima volta fatto di programmazione e di capacità di tenere insieme l'emergenza e gli obiettivi a medio e lungo termine. E questo secondo me è un elemento che caratterizza la politica che vorremmo mettere in campo e che stiamo realizzando. Quindi parto proprio da questo piano Sud che in qualche modo abbiamo immaginato di delineare come un percorso che toccasse tutti gli elementi che noi dovremmo utilizzare in sinergia per far ripartire il Sud. Perché parto dalla parola sinergia? Perché è evidente che il Sud ha delle potenzialità, enormi potenzialità, perché sennò non avrebbe quei gap che anche la commissaria ci ha ricordato. Quindi quei gap per noi devono essere trasformati in opportunità. E questo si fa con la sinergia, che riguarda ovviamente gli strumenti a disposizione sia del pubblico che del privato, perché strumenti a disposizione del privato noi abbiamo cercato di attivarli immediatamente appena ci siamo insediati. Perché? Perché abbiamo ovviamente mantenuto tutti quegli strumenti di incentivazione per le imprese che riguardavano sia la crescita dimensionale, che è un problema endemico del Sud, sia lo sviluppo, quindi premiare tutte quelle attività produttive che investono in sviluppo. E dall'altro punto di vista abbiamo anche cercato di sostenere l'offerta lavorativa per i giovani, che ovviamente è uno degli elementi sempre che ha ricordato la commissaria e che condividiamo, l'elemento di forte rilancio per il Sud, e ovviamente anche tutte quelle categorie deboli
come le donne che per tanti problemi strutturali oggi hanno meno accesso al lavoro al sud e che sono invece potrebbero essere e sarebbero sicuramente un elemento per far ripartire il PIL. È per questo che abbiamo individuato in quel piano e stiamo realizzando sia con gli interventi straordinari che ci verranno offerti a cada nuova programmazione, sia con interventi nazionali, perché disponiamo anche di finanziamenti a supporto, ad esempio il finanziamento di tutte quelle infrastrutture sociali che aiutano, ad esempio, le donne e queste categorie a entrare nel mondo lavorativo, quindi supporto a tutta l'offerta formativa, che riguarda sia la qualità ma sia anche la presenza di servizi sociali che aiutino il sostegno esterno al lavoro, come possono essere il tempo pieno, il sostegno a tutte quelle iniziative che riguardano il territorio, quindi riguardano i comuni, le province e le regioni, che possano rappresentare oggi quell'offerta di servizi che manca al sud e che genera ovviamente molti effetti negativi che appunto riguardano sia l'occupazione ma riguardano anche la qualità proprio della vita e dell'offerta formativa e lavorativa. E questo si inserisce, questo quadro che è già stato avviato nella finanziaria, abbiamo avuto quindi tutti i finanziamenti di cui abbiamo parlato, ma anche ad esempio importanti interventi per le zone in difficoltà del paese, che non sono solo il sud ma sono ad esempio le aree interne. Quindi abbiamo individuato finanziamenti specifici e speciali che hanno riguardato appunto le cosiddette infrastrutture sociali. E questo appunto interventi che anche di natura forse non dal punto di vista economico-finanziario non enormi, ma che invece distribuiti sul territorio dove c'è ovviamente una forte domanda di questa presenza, ovviamente possono rappresentare un supporto. Allora, quindi qual è la parola chiave? La parola chiave è proprio l'integrazione, perché noi dobbiamo essere capaci, e lo stiamo facendo con tutte le nostre potenzialità, di intervenire dove è necessario, con strumenti ad hoc, perché a volte l'intervento uniforme non dà un risultato efficiente nel medio breve periodo come quello che noi aspettiamo. È per questo che tra tutti gli interventi e tutte le politiche che stiamo realizzando abbiamo ovviamente individuato quello del rafforzamento della pubblica amministrazione, di cui un elemento presente dell'introduzione sia della commissaria che del suo, ma che un'esigenza ormai da anni della pubblica amministrazione, perché veniamo purtroppo da un periodo che conosciamo tutti, di grande sacrificio per la pubblica amministrazione legato alle esigenze di finanza pubblica, che però ha creato un'interruzione sia nella dotazione proprio di risorse, quindi di dotazione organica per essere tecnici, ma comunque di risorse a disposizione della pubblica amministrazione, e sia di qualità. Ha interrotto il ricambio, ha interrotto quell'osmosi spesso importantissima tra la società civile, le università e la pubblica amministrazione. E oggi ci ritroviamo a programmare importantissime risorse come quelle che voi avete descritto, che riguardano sia la programmazione 21-27 ordinaria, ma soprattutto la programmazione di risorse straordinarie che stanno per essere messe a disposizione dell'Italia, in cui siamo impegnati anche attualmente con tutti gli altri ministeri, e che però scontano tutte, e specialmente al sud, il problema della capacità di reazione della pubblica amministrazione, sia dal punto di vista della progettualità sia dal punto di vista della realizzazione. Quindi la risposta a questo aspetto è una risposta fondamentale, importante, perché se no non riusciremo ovviamente a realizzare tutto quello che vogliamo realizzare. Un piccolo esempio di questo approccio diverso alla
programmazione, alla realizzazione degli interventi finanziati con queste risorse, lo abbiamo fornito durante l'emergenza della pandemia, perché siamo riusciti, nel quadro dell'opportunità di riprogrammazione delle risorse della coesione, a riprogrammare 11,5 miliardi. Che si riferivano a risorse che ancora non erano in una fase, diciamo, di realizzabilità nel ciclo almeno dei 2 anni degli interventi programmati. Quindi abbiamo, con un, diciamo, lavoro in cui devo dire tutte le amministrazioni, sia regionali, sia locali, sia statali, sono state a disposizione del sistema per individuare che risorse che non avevano le cosiddette obbligazioni scadenza, quindi non avrebbero creato una spesa, che non erano a disposizione di una spesa immediata nel biennio, sono state tutte riprogrammate a favore dell'emergenza Covid, quindi di tutte quelle che sono state la possibilità di intervento di tutti i soggetti pubblici per dare una risposta ai cittadini, alla sanità, quindi, e alle esigenze anche del mondo produttivo, che sono state messe in campo a tutti i livelli di governo. Questa è stata, secondo me, una esperienza importantissima che ci ha insegnato che nel momento dell'emergenza siamo riusciti a canalizzare tutte le risorse positive del paese, quindi quelle finanziarie, ma anche quelle personali, quelle dei nostri funzionari, dei nostri dirigenti, perché senza una disponibilità totale di tutti i soggetti che hanno lavorato a questo obiettivo della pubblica amministrazione non saremmo riusciti ovviamente a raggiungere questo risultato. Questo è stato un risultato doppiamente positivo, sia perché ha consentito a regioni, ministeri ed enti locali di avere subito risorse fresche da spendere per la pandemia, ma anche consentito ovviamente allo Stato, quindi a tutti noi, di avere meno deficit, quindi più risorse a disposizione per quegli interventi prettamente statali, quegli interventi nuovi, ad esempio a sostegno delle imprese e delle persone che non hanno avuto la possibilità di lavorare nel periodo di lockdown. Quindi questo ha dimostrato che si può approcciare alla programmazione e alla spesa in questo settore della coesione con una metodologia diversa. Quindi qual è oggi il nostro obiettivo per supportare ovviamente il nuovo ciclo di programmazione? Ovviamente regole più semplici, e queste saranno ovviamente oggetto degli accordi che stiamo portando a termine con le istituzioni europee. Una possibilità anche per noi di avere un doppio binario, quello sicuramente di nuovi accordi, di anche un'attenzione importante al territorio, quindi e più protagonismo anche da parte degli enti locali e l'individuazione di risorse e programmi specificatamente pensati, sia ovviamente come siamo abituati per regioni e città metropolitane, ma anche ad esempio per le città medie, e soprattutto una fortissima attenzione al supporto, sia alla fase di progettazione sia alla fase di realizzazione, sia con un importante impegno dell'Agenzia della Coesione, a cui abbiamo dato un forte mandato per avere tutti gli strumenti per supportare le amministrazioni sul territorio, ripeto, in tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione, e anche con la possibilità di un intervento straordinario per reclutare professionisti, ma non professionisti dal punto di vista della qualifica, ma persone esperte che abbiano la possibilità oggi di rappresentare per la pubblica amministrazione una opportunità in più per utilizzare le risorse. Quindi è un impegno e uno sforzo che stiamo realizzando e speriamo che venga colto nella legge finanziaria. Abbiamo una proposta specifica proprio per dotare le amministrazioni, tutte le amministrazioni che avranno la capacità e potranno avere la potenzialità di usare queste risorse, di dotarsi di personale assunto a tempo determinato per poter migliorare la loro capacità di intercettare le risorse e di realizzarle. Quindi il nostro sforzo è su tutti i fronti. Abbiamo in sintesi quindi programmazione, obiettivi, ma soprattutto attenzione al supporto a tutte le amministrazioni di tutti i tipi per migliorare l'utilizzo di queste risorse, anche in chiave di facilità e
capacità di reazione, perché appunto la pandemia, da cui purtroppo ancora non siamo usciti e lo vediamo in questi giorni di emergenza, ci porta a ci ha insegnato che dobbiamo programmare, dobbiamo quindi avere una linea strutturale, perché fortunatamente usciremo da questo periodo, quindi dovremo reagire, quindi dovremo avere degli strumenti pronti per reagire e far ripartire l'economia. E come vi ho detto, abbiamo abbiamo già messo in campo tutte le azioni, abbiamo immaginato tutti i programmi per poter appunto avere questo supporto. Faccio l'esempio, partiamo dalle ZES, che ad esempio per il Sud hanno una grossa opportunità di sviluppo. Partiamo da tutti i piani e programmi che serviranno per realizzare quelle linee di intervento indicate nella nuova coesione, e però abbiamo anche già ideato e realizzeremo sia il supporto attraverso l'agenzia e sia la possibilità per le amministrazioni di qualificare e avere proprio un personale dedicato a progettazione e realizzazione dei fondi. Questo per noi è una sfida importantissima, è la prima risposta dopo molti anni a questa carenza di risorse della pubblica amministrazione locale, e quindi regionale e locale, ma anche nazionale italiana, per consentirci di sfruttare il momento al meglio delle nostre possibilità, quindi reagire in questo momento all'emergenza, quindi in prima battuta avere le risorse e avere il personale per gestire questa emergenza e quindi per supportare le persone e le imprese, e soprattutto quando saremo usciti da questa emergenza, avere le risorse economiche ma anche il personale qualificato in numero giusto e sufficiente per offrire ai cittadini risposte solide e che permangano nel tempo, affinché il Sud insieme all'Italia rappresenti appunto quell'elemento che fino ad oggi è mancato per la ripartenza del Paese. Noi siamo a disposizione. Grazie alla dottoressa Scozzese, è stata anche lei molto chiara e molto, diciamo così, convincente nel vostro impegno. Speriamo che questo vostro impegno sia l'impegno di tutti. Lo slogan con cui abbiamo aperto questa mattina e che ci seguirà in tutti questi 5 giorni è: non si torna indietro, l'uscita dal tunnel è davanti a noi, non indietro. Non vogliamo tornare a quello che avevamo prima di entrare in questa situazione drammatica. Bene, adesso cominciamo con il nostro panel, sono 4 punti di vista molto importanti, tutti e 4, che ci aiutano a capire meglio il che sta succedendo. Cominciamo con Gianna Fracassi. Gianna Fracassi è il vice segretario generale della CGIL, a cui pongo grazie intanto di essere qui, è un piacere. Tra l'altro avete visto, siamo stati bravissimi, un panel perfettamente equilibrato di genere, quindi adesso abbiamo i primi interventi, sono 3 donne, poi dopo ci saranno altri interventi di maschietti, ma insomma non è facile avere un panel completamente, noi cerchiamo di starci attenti, ma grazie a voi anche di aver accettato di essere con noi. A Gianna Fracassi chiediamo, ok, dobbiamo arrivare a un nuovo modello di sviluppo. Il modello di sviluppo con cui siamo entrati nella pandemia non è un modello di sviluppo sostenibile, perché produce insostenibilità, ingiustizia ambientale e ingiustizia sociale. Forte ingiustizia sociale, le diseguaglianze crescono a dismisura in questo paese ma in tutto il mondo, e insostenibilità dello sviluppo. Quali sono la prospettiva della CGIL nell'uso del Next Generation Europe per cambiare questo modello di sviluppo, o perlomeno cominciare a cambiare questo modello di sviluppo? Le do 8-9 minuti, poi magari se facciamo un tempo un secondo giro. Grazie prima di tutto per l'invito e devo dire mi complimento molto anche per questa attenzione di genere molto importante, a partire proprio dalle iniziative come questa, che consente di riflettere oggi su questioni che sono centrali del Paese. Tra l'altro, mentre appunto stiamo parlando, si stanno probabilmente prendendo alcune decisioni anche molto difficili, proprio per affrontare un quadro complicato legato agli effetti della pandemia in corso. Io credo che il titolo che voi avete dato e il filo rosso che conduce questa discussione sia davvero molto, molto opportuno. Cioè, io penso che
quello che c'era prima, il modello di sviluppo che il nostro paese ha conosciuto negli ultimi anni è parte del problema, perché proprio a partire da sud, proprio a partire da dati che sono noti a questa platea, evidentemente il tema oggi è dare una risposta a tutte quelle disuguaglianze sociali ed economiche che hanno determinato e determinano un arretramento di parti consistenti del paese proprio sul terreno sociale, sul terreno dello sviluppo. E quindi, poiché quello che c'era prima era parte del problema, non basta solo, credo, evocare un nuovo modello di sviluppo, bisogna anche fare alcune scelte concrete. Alcune scelte concrete che hanno una difficoltà, lo dico subito, e cioè la tenuta, lo si sentiva anche dalle parole di chi mi ha preceduto, della necessità di dare risposta a una fase di emergenza, ma nello stesso tempo di mettere, direi, le basi per costruire la prospettiva. Questa è la difficoltà in cui ci troviamo, questa è la difficoltà aggravata dalla seconda ondata della pandemia. Allora, proprio per essere breve e sintetica come ci è richiesto, tenere insieme emergenza e prospettiva significa, e provare a ricostruire un nuovo modello di sviluppo, significa prima di tutto, rispetto alle risorse europee, ma anche alle scelte nazionali, a partire dalla legge di bilancio, identificare priorità molto chiare, molto nette, che parlino esattamente a quei bisogni sui quali è necessario dare soddisfazione alle persone. Io dico che per la nostra organizzazione ce ne sono due che, sia su Next Generation, ma anche sulle i prossimi provvedimenti che saranno collocati in legge di bilancio, per noi sono prioritari. Uno è facilmente immaginabile, insomma, il tema della sanità, che vede in difficoltà soprattutto le regioni del sud. C'è un divario storico che va colmato, e da questo punto di vista vanno collocate tutte le risorse possibili, non soltanto per dare una risposta adesso, ma per riqualificare quel sistema. E l'altro elemento prioritario per noi è l'istruzione e la formazione. Istruzione e formazione, che è l'altro punto sul quale noi crediamo Next Generation, ma anche appunto le risorse nazionali, dovranno dare delle risposte molto forti. C'è un tema legato ovviamente alle questioni che attengono alla dispersione scolastica, alla povertà educativa. C'è un rafforzamento necessario dei sistemi dell'istruzione, che deve partire dai più piccoli, penso asili nido e scuola dell'infanzia. Noi chiediamo che si rafforzino fortemente, cioè si arrivi e si possibilmente si superi anche quell'obiettivo europeo che non è mai stato raggiunto da buona parte delle regioni del Mezzogiorno, e si dia un segnale importante sul versante della scuola dell'infanzia, affermando l'obbligatorietà della stessa. E poi ci sono i tempi scuola sono fondamentali soprattutto in quei contesti più fragili e marginali, dove c'è bisogno di più istruzione, dove c'è bisogno di un intervento importante da questo punto di vista. E quindi questi sono i due temi. Io poi abbiamo un documento complesso che mi farà piacere anche segnalarvi. Quindi a fianco di questi temi ne aggiungo altri due, che sono anche legati a quelle che sono le analisi, le indicazioni stesse dell'Unione Europea, quindi digitalizzazione e riconversione green, e qui che è un grande terreno, io credo, a partire proprio dal Mezzogiorno. Mettere in campo quel 37% di risorse che è finalizzata alla riconversione green, per quanto ci riguarda, significa sostenere economia circolare, sostenere la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, e fare tutto questo agendo su un versante che per noi è importante. C'è una grande discussione oggi su come si possono mettere in campo queste risorse, su quali sono gli strumenti. Ecco, noi pensiamo che da questo punto di vista sia necessario affermare con forza, proprio a partire dalle scelte che verranno fatte con Next Generation, un modello nuovo anche di rapporto con lo Stato. Noi pensiamo che il ruolo dello Stato in questa fase sia importante nella scelta e nell'identificazione di quelle che sono le filiere strategiche di sviluppo del Paese, e credo che questo sia mancato, soprattutto leggendo, diciamo, quello che è accaduto nel Mezzogiorno negli ultimi 20 anni. Penso per esempio alle politiche industriali. Non voglio richiamare la nuova IRI, ma insomma è
un tema che c'è, no? La ricostruzione anche di quelle filiere che sono state filiere importanti, ma che poi con la scelta di appunto scegliere un modello tutto collocato sul mercato non hanno aiutato lo sviluppo del Sud. Quindi ruolo molto forte dello Stato, e la cosa che pensiamo sia fondamentale, rafforzare proprio nell'ottica di Next Generation tutti i presidi e le reti pubbliche, a partire dalla pubblica amministrazione. Lo ricordava anche la commissaria, il tema della capacità amministrativa, il rafforzamento della pubblica amministrazione a partire dal mezzogiorno è strumento fondamentale, direi prioritario, per un'efficiente, efficace spesa delle risorse che ci arriveranno, ma penso anche ai fondi strutturali, quelli ordinari, diciamo così. Lo dico per questo contesto, perché credo appunto che sia una discussione compresa in questo ambito, lo dico perché è necessario su questo versante avviare immediatamente un segnale fin dalla prossima legge di bilancio. Creare lavoro quindi attraverso investimenti pubblici, rafforzare la pubblica amministrazione e i presidi di cittadinanza. Una cosa noi chiediamo con forza, che si evitano gli errori del passato, concentrare in pochi obiettivi le risorse, garantire una governance che per quanto ci riguarda su Next Generation deve essere una governance nazionale con gli adeguati meccanismi di partecipazione, ma occorre rafforzare da questo punto di vista una cabina di regia, o la si chiami come si vuole, perché il rischio molto forte è la dispersione in mille rivoli di queste risorse, nella consapevolezza che noi abbiamo la necessità di non sprecare questa grandissima occasione. Aggiungo, cioè, ci sono due temi, non ho il tempo, li segnalo soltanto. Tra le nostre proposte c'è quello di ripartire dalle crisi industriali, molte di queste sono nel mezzogiorno. La riconversione green è quindi uno dei grandi filoni dell'Europa, parla esattamente di questo. Ultima questione, attenzione al lavoro femminile e al lavoro giovanile. Un grande piano di occupazione per giovani e donne, io credo che deve stare nell'ambito della progettazione e delle cose che si decideranno di fare nelle prossime settimane. Grazie. Grazie a Gianna Fracassi, grazie. Aspettiamo il documento, lo mettiamo chiaramente, lo metteremo sul nostro sito alla riflessione, alla conoscenza e alla riflessione di tutti. Ci ha detto tantissime cose in 8 minuti e quindi le rimasticheremo attraverso un documento più ampio, molto interessante quello che lei dice. Grazie. Passiamo al secondo intervento. Il secondo intervento è di Luca Bianchi, ma un po' Gianna Fracassi gli ha aperto la strada, perché ha parlato di sostanzialmente di grandi diritti dei cittadini del Sud. Allora, noi abbiamo dato a Luca Bianchi, che è direttore di Svimez, quindi è un ricercatore, è a capo di una struttura di ricerca importante. Il tema che gli abbiamo dato è il divario di cittadinanza, cosa ci raccontano i dati. Allora, noi quando parliamo di divario di cittadinanza immaginiamo proprio questo divario in quelle che Amartya Sen chiamava libertà positive, cioè poter fare le cose, o se vogliamo capabilities o funzionamenti delle persone. Allora, certo, se io non ho gli asili, quindi il figlio me lo devo tenere a casa, non ho i trasporti, non ho gli investimenti pubblici, non ho la scuola che funziona, eccetera, eccetera, sono magari libero di fare tante cose, ma non sono libero di funzionare secondo quello che io voglio della mia vita. Ecco, cosa ci dicono i dati, Luca Bianchi? Grazie. Tanto buongiorno a tutti. Sì, i dati ci dicono che nel corso degli ultimi anni si sono drammaticamente riaperti dei divari nel mezzogiorno che pensavamo un po' dimenticati. Eravamo ormai abituati a leggere il divario nord-sud prevalentemente come un divario economico. E effettivamente abbiamo una persistenza di divario in termini PIL pro capite più che decennale, ma quello che forse non si è adeguatamente analizzato è che in realtà dopo la crisi del 2007-2008 si è creato una cesura tra nord e sud, soprattutto in quelli appunto che possiamo definire i diritti di cittadinanza. Cioè anche in comparti come l'istruzione, l'assistenza, in cui nel corso della storia repubblicana del paese si era notata una tendenziale convergenza, dalla crisi del 2008 e soprattutto dalle politiche di risanamento successive si sono riaperte delle distanze enormi nella qualità della vita del cittadino.
Ed è in questi anni che è esplosa l'immigrazione nord, è riesplosa l'immigrazione dal sud del nord, emigrazione che è cominciato a essere anche emigrazione universitaria, con la crescita degli studenti che vanno al nord, e addirittura emigrazione sanitaria, appunto, tema che peraltro è diventato determinante in questi anni di pandemia. E leggere il divario del Mezzogiorno partendo da questo tema dei divari di cittadinanza, secondo me ci aiuta anche a capire dove siamo adesso in questa fase di pandemia e come possiamo realizzare quella ripartenza, quel restart di cui si parla in questa mattinata. Chiaro, diceva bene la Fracassi, per ripartire, dato dobbiamo ricostruirlo il paese, perché la pandemia non è che ha impattato su un paese che stava complessivamente bene, era un paese che complessivamente non aveva ancora recuperato l'impatto della crisi precedente. In particolare al Mezzogiorno mancavano ancora quasi 10 punti di PIL rispetto ai valori del 2007, ma soprattutto era un paese che nel frattempo aveva ampliato le sue disuguaglianze, perché questo ampliamento delle disuguaglianze tra sud e nord è anche la fotografia di un ampliamento più grande, che ha riguardato tutto il paese, in cui si sono aumentate le distanze tra ricchi e poveri, tra chi viveva in centri urbani più grandi e chi viveva in centri urbani più piccoli. Quindi qualunque ripartenza non può che partire da una ricostruzione, e questa ricostruzione deve partire da una forte aggressione a ogni tipo di divario, e in particolare divari sociali. E in questo senso gli obiettivi del Next Generation in qualche misura ci vengono incontro chiaramente, cioè ci dicono chiaramente cosa dobbiamo fare. Cioè, da un lato, ridurre, appunto, aumentare, diciamo, la coesione sociale, quindi impattare in maniera rilevante sull'offerta dei servizi al cittadino, cercando di renderle più eque. E questo vuol dire mettere in primo luogo, al primo punto, come diceva bene la CGIL, istruzione e sanità, aggiungo assistenza, insieme a infrastrutture materiali e immateriali, cioè da un lato migliorare le infrastrutture di mobilità e dall'altro investire sulla digitalizzazione. E secondo punto, ci dice il Next Generation, costruiamo un nuovo progetto di politica industriale che accompagni il paese verso la transizione sostenibile. Anche qui noi siamo convinti che il Mezzogiorno può giocare un ruolo importante, innanzitutto perché è l'area in cui che sta offrendo al paese un contributo in termini anche ambientali. Pensate che circa il 60% dell'energia rinnovabile di questo paese si produce nel Mezzogiorno. Nel sud abbiamo elementi di vitalità sul comparto, diciamo, sul comparto farmaceutico, della chimica verde, cioè abbiamo esperienze di successo che vanno accompagnate con adeguati investimenti. Quindi sul tema del cosa, vado rapidamente, sostanzialmente bisogna dare quello che la Commissione ci richiede, e su questo va orientato come diceva bene la Fracassi, con pochi progetti, le risorse. Il problema vero che rimane, oltre al cosa, è il come e chi realizza questo importante livello di risorse. Questa importante quantità di risorse, perché è vero, l'esperienza di debolezza della pubblica amministrazione italiana e in particolare meridionale hanno fatto sì che l'impatto degli investimenti sia più basso di quello atteso. Abbiamo una difficoltà a spendere le risorse. Su questo, anche qua, il piano Next Generation è due cose insieme: è risorse e riforme. Quindi questa è un'occasione straordinaria non soltanto per investire risorse, diciamo, e riequilibrare il livello di servizi tra sud e nord, ma anche per definire un piano di riforme. E diceva bene il capo di gabinetto Silvia Scozzese, non possiamo prescindere da un rafforzamento complessivo della pubblica amministrazione. E in questo senso, attenzione a come utilizziamo le risorse europee. Qui dobbiamo ricordare un dato non positivo: nella programmazione 14-20 abbiamo dedicato quasi 3 miliardi di euro per le azioni di rafforzamento amministrativo. Qual è stato l'impatto di queste risorse? Probabilmente non adeguato, perché anche quello lo abbiamo frammentato in migliaia di progetti. Continuiamo a pensare che la pubblica amministrazione che gestisce i fondi europei sia qualcosa di distante dal resto, cioè sia separata
in qualche misura dalla pubblica amministrazione ordinaria. L'esperienza, i dati che presentiamo dimostrano che è proprio sul fronte dell'ordinarietà che noi siamo indietro. Quindi approfittiamo di queste risorse per fare un rafforzamento complessivo, per accompagnare con le risorse europee un piano di riforma più ampio della pubblica amministrazione che parta dal rafforzamento degli enti attuatori. Anche qua è un'indicazione chiara, noi abbiamo speso risorse, ad esempio dell'assistenza tecnica, concentrandola prevalentemente presso i ministeri, cioè enti di spesa dei PON e le regioni, e trascurando le necessarie rafforzamento, ad esempio, delle competenze amministrative presso gli enti attuatori, penso in particolare ai comuni. Su questo so che il Ministero del Sud sta lavorando, quella è una sfida decisiva, perché poi alla fine grandi, medi e piccoli progetti si scontrano con la fase di progetto di attuazione delle politiche sul territorio. Su questo le risorse disponibili sono un'occasione, però lavoriamo sempre insieme sul cosa, sul come e sul chi. Questi tre elementi nell'attuazione delle risorse, nelle potenzialità che vengono poi dal Recovery Fund, non possiamo che tenerle insieme. Se no rischiamo di fare una raccolta di progetti a livello nazionale e non ci poniamo poi il problema di chi deve realizzarle, perché quell'entità di risorse vorrebbe dire sostanzialmente, almeno per il Mezzogiorno, raddoppiare la capacità di spesa nei prossimi anni. Per raddoppiare la capacità di spesa non bastano le risorse, serve anche questo inevitabile accompagnamento. E questo è una cosa che la commissaria Ferreira ha citato più volte. Cioè, attenzione, vi mettiamo nelle condizioni di fare un salto di qualità nel percorso di crescita. Per riuscire a coglierle dobbiamo superare questi vincoli, che sono innanzitutto dei vincoli qualitativi e anche in parte quantitativi sulla capacità della nostra pubblica amministrazione a spendere. Questa è una partita per tutto il paese, ma per il Mezzogiorno è assolutamente decisiva. Grazie a Luca Bianchi, siamo sulla stessa linea, il discorso della Ferreira, di Scorsese, di Fracassi e di Bianchi ci sono abbastanza allineati in questo senso, ciascuno ovviamente dal suo punto di vista, ma sono abbastanza allineati. Sentiamo adesso un altro Bianchi, Patrizio Bianchi, che ci porta a un altro aspetto. Patrizio Bianchi in questo momento è professore di economia e politica industriale all'Università di Ferrara. Grazie di essere qui, ma ha avuto un'esperienza importante in Regione Emilia-Romagna, dove ha portato avanti un progetto molto bello che io ho sempre citato come esempio di focalizzazione della pubblica amministrazione sul lavoro, che mi è sembrato un esempio veramente importante. È stato a capo di grandi imprese pubbliche e quindi ha un'esperienza vasta in questo. A lui chiediamo di aiutarci a capire meglio la necessità di una politica industriale, ma una necessità di una politica industriale che si fondi anche sulle competenze e quindi anche sulla qualità del capitale umano che poi deve portarla avanti. Grazie, professore. Grazie, Carlo. Grazie al Forum della Pubblica Amministrazione e grazie in particolare a chi ha organizzato questo incontro. Prima fatemi fare una considerazione riguardante il Recovery Fund e questa quantità di risorse che stanno arrivando in Europa e in Italia. Voglio ricordare che il Recovery Fund non è un'integrazione di fondi strutturali, non è neanche un sostituto dei fondi per la ricerca. Il Recovery Fund deve essere una sorta di catapulta che permette a tutta Europa di uscire da una fase di bassa crescita in cui siamo caduti ormai da 20 anni. Ricordo che l'Europa su alcuni settori chiave, proprio per quegli obiettivi che si è data, cioè digitalizzazione per un verso e nuovo modello green, in realtà su questi settori l'Europa è indietro. Vi faccio notare che sulla produzione di supercomputer, ad esempio, l'unico produttore europeo, Atos, ha il 4% del mercato contro il 34% di Lenovo, che 10 anni fa altro non era che un subfornitore di IBM. Nel settore dei telefonini, cioè dei device, non ci sono produttori europei. Nel settore del cloud
non ci sono produttori europei, tant'è vero che oggi ci si pone a livello europeo di come avere uno strumento che possa mettere in sicurezza i dati, almeno nelle comunicazioni fra pubblica amministrazione. Quindi il Recovery Fund non è uno strumento semplicemente per uscire dal tunnel del Covid, ma è uno strumento per riposizionare l'Europa in un contesto mondiale in cui oggettivamente l'Europa è in arretrato, al di là degli obiettivi che si è data e quindi anche della quantità di risorse messe a disposizione. Per questo, quando si parla di una politica industriale, non si parla del solito refrain: occorre una politica industriale fritta. Occorre una strategia che permetta di mettere in connessione tutte le capacità effettivamente esistenti per permettere di realizzare quegli obiettivi che la stessa Europa ha dato. Questo è particolarmente vero per l'Italia. Ricordo che sono 30 anni che il nostro paese è il paese che cresce di meno in Europa, e cresce di meno anche perché non abbiamo investito in attività di formazione e attività di ricerca proprio in quei settori che diventano fondanti e fondamentali per dare questa accelerazione di uscita dalla crisi. Su questa base, io credo che il ragionamento che è stato fatto finora diventi molto importante. Quando si parla di ricongiungere le filiere fra nord e sud, questo è un obiettivo importante. Non dimentichiamo che negli ultimi anni noi siamo arrivati sostanzialmente a zero come media nazionale nella, prima della crisi, avevamo 0,3 di crescita nazionale, non dimentichiamolo, che vuol dire che alcune aree del nord erano sull'1-1,5, ma molte regioni del sud erano già in stagnazione strutturale. Le regioni del nord crescevano essenzialmente il triangolo Milano, Bologna e Padova, essenzialmente perché lì vi era una forte concentrazione di imprese che producevano macchine e che esportavano macchine. Questo era il driver della crescita italiana. Rispetto a questo, quello che diventa rilevantissimo oggi è come ricongiungere quelle capacità e quelle competenze con delle competenze presenti in tutto il paese, in particolarmente nel sud. In particolare in questo momento in cui diventa fondamentale attrarre nuovamente quelle imprese che si erano delocalizzate negli anni passati. Ci sono molte imprese, anche italiane, sicuramente europee, che avevano negli anni passati spostati una parte della produzione in altri paesi, sicuramente ad esempio verso i paesi dell'Estremo Oriente. Il Covid ha dimostrato quanto pericoloso sia avere delle catene di subfornitura così lunghe. La possibilità di attrarre imprese in questo momento diventa una chiave assolutamente necessaria da sviluppare. Poi c'è tutta la filiera che dicevamo green, o meglio greening, cioè non solo la filiera che si occupa attualmente di green industry, ma quella che serve per trasformare tutto il sistema produttivo in un sistema che sia non solo sostenibile, parola che mi sembra già molto consumata, ma che sia in grado di generare nuovo valore, proprio partendo da quelle tecnologie che oggi sviluppano questo approccio verde, questo approccio sostenibile. In particolare ricordo che noi abbiamo le nostre più grandi imprese, a partire da Eleni, che in realtà sono molto impegnate in questa materia. L'Enel, tutto il sistema di grandi imprese. Abbiamo poi un sistema di medie imprese che producono macchine, come dicevo prima, che sono facilmente riorientabili in questo verso, e quando diciamo questo, abbiamo anche molte imprese che producono servizi e attività di ricerca. Ricomporre questa filiera, come si dice adesso, questo settore praticamente integrato, come si è sempre detto, del green, non è cosa semplice, non è spontanea. Bisogna che ci sia una strategia esplicita e chiara. Questo è fondamentale. Prima Luca ricordava che una gran parte della produzione di energia alternativa viene realizzata nel sud. Ricordo che oggi vi è questa grande enfasi, ad esempio, non soltanto sul tema decarbonizzazione, ma ad esempio su tutto il tema idrogeno, con tutte le attività di ricerca che si possono trasformare rapidamente in strutture di produzione e di una produzione in grado di trascinare tutta l'Europa sulle nuove frontiere. Su questo ricordo due cose, una positiva e una negativa. Prima, tutte queste imprese, questa industria, questa nuova visione industriale, bisogna di dati, 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 dati. L'Europa ha investito massicciamente in big data in Italia. Forse non si sa,
forse non l'abbiamo ancora capito, ma l'Europa ha fatto il più grosso investimento in supercalcolo scientifico proprio in Italia. Questo è stato lo spostamento a Bologna da Reading dell'Agenzia Meteo Europea e lo spostamento a Bologna, la localizzazione a Bologna del nuovo grande centro del sistema di supercalcolo Italia. Questo sta generando una connessione importante con il centro dell'Aquila, che sarà il centro che si occuperà di disastri naturali. Tutti questi centri di supercalcolo diventano fondamentali per l'industria, perché sono il supporto fondamentale alla nuova industria. Il punto negativo è la formazione. Come tu dicevi prima, Carlo, il punto fondamentale è che noi arriviamo a questa fase con dei livelli di istruzione troppo bassi. In particolare i dati del Mezzogiorno sono veramente molto preoccupanti. Il Mezzogiorno ha tassi di dispersione scolastica che sono due volte, in alcune aree anche tre volte, la media europea e soprattutto doppie, quasi triple del nord. Vi è una sostanziale dispersione implicita che l'Invalsi ci nota, cioè il dato che anche chi giunge alla fine ad un risultato non ha delle competenze adeguate. C'è infine un tema di mancanza in quasi tutto il sud, ma non in tutto il sud, perché ci sono alcuni casi pregevolissimi, di una rete di formazione professionale, di ITS e di meccanismi di transizione al lavoro. Allora, e qui chiudo, credo che vi siano tre cose molto chiare da fare. Una visione molto chiara delle strategie industriali, dove industriale vuol dire industria e servizi, che però restano il driver fondamentale della crescita. Due, quanto quella parte di big data di cui vi dicevo, quanta delle tecnologie già esistenti, soprattutto nelle grandi imprese, che restano imprese che una volta avremmo detto, quando eravamo ragazzi, dovete Carlo, le avremmo chiamate a partecipazione statale, oggi non so come si chiamano. Queste hanno tecnologie che possono trascinare il paese in una nuova fase. Credo che la ricostruzione delle filiere, soprattutto quelle legate alle nuove tecnologie verdi, siano importanti. C'è da valorizzare di più questa rete nazionale ricerca big data, ma c'è soprattutto da investire in maniera massiccia sulla formazione professionale. Quindi è un punto, e qui Luca ha ragione, chi? La formazione professionale è sempre rimasta a mezz'aria, perché da una parte ci sono le competenze delle regioni, vi è la competenza del governo, non sappiamo se sia del Ministero dell'Istruzione, del Lavoro, dell'Industria o di chi. Un po' di ordine va fatto, e quindi qua anche il pezzo di discorso delle riforme va considerato. Io tremo sempre quando sento dire che bisogna fare delle riforme, perché vuol dire sempre che ricominciamo da capo. Non facciamo il gioco dell'oca anche questa volta. Grazie. Grazie Patrizio. Non chioso, avrei tante cose da dire, ma posso solo dire che sono molto d'accordo su questo tema di formazione del capitale umano, abbiamo detto tante volte, anche sul tema di chi fa cosa. Grazie. Il nostro ultimo panelist è Giovanna Messina. Giovanna Messina è il consigliere senior del Dipartimento Economia e Finanza Pubblica della Banca d'Italia. Grazie di essere qui. A lei chiediamo l'economista, quindi un giudizio d'economista. Cioè, abbiamo tanto parlato del Next Generation Europe, sappiamo quanti soldi sono, sappiamo, insomma, ancora dobbiamo vederli, li vedremo probabilmente, se va tutto bene alla grande, a metà dell'anno prossimo il 10%, quindi insomma siamo ancora un po' lontanini. Comunque arriveranno. Che impatto che macroeconomico questi sono in grado di portare in generale al paese, ma soprattutto sul sud? Allora, innanzitutto io vi ringrazio per l'occasione che mi date di partecipare a questo utilissimo scambio di opinioni. Ecco, io ho un po' una deformazione professionale da economista e volevo partire nel mio ragionamento proprio dai dati. Avrei preparato delle slide che prego di mandare avanti se possibile. Allora, secondo me, per cercare di capire quale può essere l'impatto macroeconomico di Next Generation EU e quale può essere il ruolo del Sud, occorre in qualche maniera partire da una fotografia della situazione esistente. Volevo richiamare la vostra attenzione su due aspetti ai quali si è fatto più volte riferimento finora. Il primo aspetto è quello della dotazione di risorse che sono state rese disponibili per investimenti pubblici nel sud nell'ultimo decennio. Il secondo aspetto è quello dei gap infrastrutturali, in particolare di infrastrutture sociali alle quali pure prima Luca Bianchi ha fatto riferimento. Allora, in termini pro capite, le risorse che sono state destinate al sud nell'ultimo decennio sono state significativamente inferiori rispetto al resto del paese.
quando in base alla cornice normativa della Costituzione, della legge di attuazione del federalismo fiscale, ci saremmo aspettati un impegno finanziario nelle regioni del sud leggermente superiore rispetto alle regioni del resto del paese, perché al sud è destinata, o dovrebbe essere destinata, non soltanto l'attività ordinaria di investimento delle amministrazioni pubbliche, ma al sud dovrebbero essere indirizzati anche degli interventi speciali aggiuntivi volti a perseguire particolari finalità, tra cui la legge sul federalismo fiscale indicava quella della perequazione infrastrutturale. Ecco, noi possiamo vedere da questo grafico che in termini pro capite c'è una forbice tra le risorse finora assegnate al sud e quelle di cui hanno beneficiato le altre regioni del paese, fatta eccezione per un anno particolarissimo che è stato il 2015. E questa forbice negativa che ha svantaggiato le regioni del sud è arrivata a toccare il 20% negli anni a ridosso della crisi del debito sovrano. Prego, se possibile, di andare avanti. Questo ovviamente si riflette sulla dotazione di infrastrutture delle diverse aree del paese, perché in una situazione del genere non possiamo aspettarci che i divari fra le varie aree del paese si chiudano, ma al contrario, che questi vadano approfondendosi. E come giustamente sottolineava Luca Bianchi, i divari sui quali l'opinione pubblica si sofferma con minore frequenza sono quelli che riguardano le infrastrutture sociali. In questo grafico vi ho riportato due indicatori che a mio avviso sono molto interessanti per descrivere la dotazione di infrastrutture deputate ai servizi della tutela della salute e della tutela ambientale. Sono servizi pubblici essenziali che nella strategia di Next Generation EU assumono un ruolo cruciale. Nella parte sinistra di questo grafico vi riporto un indicatore di accessibilità a posti letto in strutture ospedaliere. Ora, questo indicatore tiene insieme due elementi. Un elemento è quello della disponibilità di posti letto in ospedali o in strutture equiparate nelle diverse aree del paese. E un secondo elemento è quello dei tempi di percorrenza in auto che ciascun cittadino, insomma, deve sostenere per raggiungere la struttura ospedaliera di interesse. Quindi è un indicatore secondo me molto informativo. Potete vedere come la possibilità di raggiungere facilmente posti letto in strutture ospedaliere e quindi accedere a prestazioni ospedaliere è profondamente differenziata tra il nord e il sud del paese e si indebolisce a mano che ci si addentra nella parte continentale e insulare del nostro paese. In Sicilia o anche in Sardegna la possibilità di raggiungere posti letto in strutture ospedaliere è pari al 50 e al 20% della media nazionale. Analogamente nella parte destra di questo grafico vi ho riportato un indicatore simile che calcola anche in questo caso i tempi di percorrenza in auto e che considera i tempi che occorrono per raggiungere un impianto di gestione e smaltimento della raccolta differenziata. E anche in questo caso potete vedere come c'è un divario molto marcato tra il nord e il sud del paese. Tutto questo, se possibile andare avanti con le slide, si traduce ovviamente in divari qualitativi drammatici nelle prestazioni sanitarie, ad esempio, tra il nord e il sud del paese. Lo sappiamo tutti che le regioni del sud sono afflitte da saldi di mobilità sanitaria negativi persistentemente elevati. Il grafico successivo, grazie. E per la tutela dell'ambiente questi divari nella qualità del servizio sono segnalati da cifre estremamente diverse che le famiglie devono pagare sul territorio per sostenere l'onere della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Una famiglia meridionale paga in genere circa un terzo in più rispetto a una famiglia che vive nell'area nord-orientale, nonostante il fatto che la famiglia meridionale abbia un reddito significativamente inferiore e che quindi produca meno rifiuti rispetto a una famiglia omologa del centro-nord. Quindi questa è la situazione di partenza su cui si innesta Next Generation EU, una situazione in cui le politiche aggiuntive non sono nemmeno in grado di sopperire alle carenze dell'attività ordinaria di investimento dell'amministrazione pubblica. È una situazione in cui ci sono divari drammatici nella possibilità di accedere a servizi pubblici essenziali tra le varie aree del paese. Rispetto a questa situazione, Next Generation EU ha potenzialmente un effetto dirompente, perché il suo impatto macroeconomico può essere molto rilevante. Ora ci sono alcune simulazioni della Banca d'Italia condotte sul principale strumento operativo di Next Generation EU,
che è il dispositivo di ripresa e di resilienza, che mostrano come la spesa finanziata con questo tipo di interventi potrebbe avere un effetto moltiplicativo superiore all'unità. Cioè si stima che ogni euro investito con Next Generation EU potrebbe produrre un guadagno in termini di crescita del PIL nel giro di pochi anni dell'ordine di 1,2-1,3 euro, quindi si tratta di un effetto moltiplicativo ampio che potrebbe essere reso ancora più ampio nel contesto attuale dal fatto che ci muoviamo in una situazione di profonda debolezza economica e di forte incertezza, e la letteratura economica insegna che in questi casi l'effetto moltiplicativo della spesa pubblica è generalmente maggiore. Ma un ruolo preciso lo ha il Sud, perché investire nel Sud può aiutare ad amplificare l'impatto macroeconomico di Next Generation EU sull'intera economia italiana. Questo perché il Sud parte da situazioni iniziali di dotazione infrastrutturale più basse che nel resto del paese, quindi il guadagno di produttività dell'investimento è maggiore. Questo perché il Sud ha dei profondi legami con il resto delle regioni italiane, quindi investire nel Sud può stimolare domanda anche nelle regioni centro-settentrionali, e recenti simulazioni della Svimez mostrano proprio come investire al Sud una quota di risorse che sia almeno pari alla quota di popolazione residente, chiudendo quella forbice che vi ho fatto vedere all'inizio, potrebbe aiutare l'effetto moltiplicativo della spesa pubblica a guadagnare un ulteriore incremento di circa il 10%. Ovviamente per massimizzare l'efficacia di Next Generation è importante presidiare quei fattori che riguardano la qualità della spesa, sui quali si sono intrattenuti diffusamente i panelist che mi hanno preceduta. Io volevo solo sottolineare come in questo frangente sia assolutamente indispensabile presidiare un elemento che rischia di essere una particolare debolezza del contesto istituzionale italiano, che è quello della frammentazione dei poteri di spesa su più livelli decisionali. Quindi è assolutamente indispensabile garantire uno stretto coordinamento tra il livello centrale e il livello decentrato e individuare un quadro di governance che sia il più chiaro e definito possibile dell'attuazione dei singoli interventi. Quindi, per concludere, a mio avviso puntare sul Sud in un gioco di squadra che ha evocato la commissaria all'inizio di questa sessione è una strategia che può pagare in termini macroeconomici per l'intero paese, può pagare in termini di equità, di giustizia sociale, di giustizia ambientale, come è stato detto prima dal presidente Tismondi, e può rappresentare un primo passo e una prima risposta della politica economica ad arginare quel massiccio deflusso di capitale umano che ormai lascia le regioni del Sud. Metà della squadra non sta in panchina ad aspettare, in realtà va a giocare per un'altra squadra, per quello che succede attualmente, e può aiutare quindi il Sud ad affrontare la principale sfida che lo attende per il suo immediato futuro, che è quello della sfida demografica. Grazie Giovanna Messina. Adesso ci sentiamo l'intervista che ho fatto a Pierpaolo Baretta, quindi al sottosegretario del Ministero dell'Economia e Finanze, per raccontarci il suo punto di vista, insomma, di cui chi sta seduto sulla cassa, in qualche modo. E però poi dopo chiederei ai miei panelist, ai miei quattro panelist, di non andare via, perché se siete d'accordo vi chiederei un minuto, così intanto vi preparate, per indicare in una parola qual è il principale ostacolo, visto che siamo tutti d'accordo, i soldi ce l'abbiamo. Abbiamo chiaro che cosa, o quasi chiaro, quello che dobbiamo fare. Sappiamo il chi, la necessità di trovare il chi, il come, il quando e il cosa. Qual è il principale ostacolo che potrebbe anche questa volta farci raccontare di questa come un'occasione persa? In un minuto però vi chiederò. Intanto sentiamo Pierpaolo Baretta. Questi mesi e anche in queste ultime settimane, quando stavamo già dedicandoci da un lato alla legge di bilancio e dall'altro a completare il lavoro sul piano di resilienza, la nuova ondata che ci ha costretto a prendere questi ulteriori provvedimenti di restrizione accompagnati da ulteriori provvedimenti di sussidi ha, come dire, alterato il normale corso della discussione. E c'è un gran lavoro in atto attorno alla presidenza del Consiglio. Come sapete, c'è un fervore anche da parte degli enti locali, soprattutto delle regioni. A questo punto, appena superata e stabilizzata questa ondata
che speriamo di aver messo sotto controllo, contemporanea alla legge di bilancio ci dedichiamo a portare a sintesi il lavoro. Io penso che per l'inizio dell'anno dovremo essere in grado di presentare all'Europa già i primi filoni di intervento. Il posto del Sud è un posto rilevante per due ragioni. Una oggettiva, nel senso che le regole del gioco prevedono che una parte importante degli investimenti siano dedicati al Sud, al 34%, più o meno di qualsiasi intervento va finalizzato. E la seconda ragione è perché è evidente che questa occasione straordinaria che ci viene dalle risorse che l'Europa ci mette a disposizione è irripetibile, cioè non abbiamo altre occasioni, diciamo, nel medio-lungo periodo per poter disporre di risorse così rilevanti, e quindi l'idea di non focalizzarle rispetto a delle priorità essenziali per il Paese, che è il suo salto di qualità in avanti verso una maggiore modernizzazione, una maggiore equità, colloca il Sud come oggettivamente centrale nella politica attuale. Certo, bisogna che facciamo tutti questo salto di qualità. Abbiamo, diciamo, alle spalle molti insuccessi in questa direzione, ma non c'è dubbio che quello che abbiamo di fronte è un'occasione senza precedenti. Senta, questo sia la gestione della pandemia, sia la gestione del futuro piano nazionale di ripresa e resilienza con i suoi, appunto, quasi poco più di 200 miliardi, sono un grande stress test per la pubblica amministrazione tutta e per la pubblica amministrazione del Sud ancora di più. In che modo possiamo aiutarla, visto che l'anamnesi non è proprio favorevole? Nel passato non siamo stati bravissimi, e quindi come facciamo a dire questa volta ce la facciamo? Ma innanzitutto credo che bisogna aver ben chiari quali sono gli obiettivi strategici che proprio il piano di resilienza e le risorse europee ci affidano. Sostanzialmente sono due. Uno è la transizione ecologica e quindi il miglioramento complessivo della qualità dell'ambiente, della vita, e questo è un tema straordinariamente importante per un paese come il nostro, che ad esempio subisce una condizione di dissesto idrogeologico molto rilevante che attraversa tutto il paese. E la seconda è la digitalizzazione. Il salto di qualità sulla digitalizzazione è direttamente poi collegato non solo al sistema infrastrutturale delle imprese, ma direttamente della pubblica amministrazione. La digitalizzazione della PA è uno degli obiettivi espliciti del piano europeo e anche degli obiettivi che l'Italia si dà. Quindi abbiamo, diciamo, una condizione obiettiva, tra l'altro sostenuta dal fatto che le risorse europee sono risorse per interventi di struttura, non per interventi di sostegno e di sussidio, cioè non sono per bonus, sono in conto capitale, per capirci con un termine tecnico, e quindi siamo obbligati a fare interventi strutturali. Quindi io penso che il fatto che ci siano queste risorse così rilevanti, che abbiano questa finalizzazione sia di merito e sia di modalità, merito digitalizzazione, modalità infrastrutture e non sussidi, siano due condizioni molto rilevanti. Io ne aggiungerei una terza, che è quella di una forte capacità di concertazione, di condivisione degli obiettivi tra enti locali e governo centrale. Diciamo, nella nostra pratica c'era una sorta di gestione parallela nella quale poco si è trovato il punto di sintesi. Siccome, come ricorda anche il ministro Provenzano, la dotazione complessiva che potrebbe arrivare al Sud nei prossimi tempi è di oltre circa 140 miliardi, quindi una cifra particolarmente insolita anche rispetto ai normali finanziamenti dei fondi europei, questa, diciamo, reciproca disponibilità, lo Stato nel coinvolgere pienamente gli enti locali e le regioni del Sud nel condividere l'idea che questa è un'occasione straordinaria, e quindi condividere anche col governo centrale gli obiettivi, penso che può essere la chiave di volta per superare quei limiti
che abbiamo sempre visto sulla stessa capacità di spesa, perché una delle cose clamorose del nostro paese è l'incapacità di spesa. Talvolta ci si nascondeva dietro il fatto che non c'erano le risorse, stavolta le risorse ci sono e quindi non abbiamo più scuse. Bene, non abbiamo più scuse, chiude Baretta. Allora, il velocissimo, quattro interventi e quattro minuti, quindi un minuto ciascuno. Qual è il principale ostacolo? Visto che siamo quasi tutti d'accordo, non c'è nessuno che ha detto il Sud non è importante e questi soldi non saranno decisivi, o non serve la pubblica amministrazione. Siamo più o meno tutti d'accordo, ma in questo, questo essere d'accordo non siamo ingenui, quindi sappiamo che ci sono dei problemi e delle difficoltà che se non superiamo non riusciremo neanche questa volta a cogliere l'opportunità. Quali sono i principali ostacoli? Cominciamo da Gianna Fracassi. Sì, nel minuto che ho a disposizione dico semplicemente questo. Secondo me c'è bisogno di costruire una visione complessiva dello sviluppo. Lo dico perché io credo che questo sia il grande tema che deve impegnare in generale la politica, e quando parlo di politica penso a livello nazionale e ai livelli territoriali. Ciò significa, per quanto ci riguarda, anche un grande livello di coerenza tra tutte le risorse che vengono messe in campo, perché se oltre alle cose che abbiamo detto, cioè le difficoltà, la capacità amministrativa e quant'altro, se non c'è un grande livello di coerenza tra obiettivi nazionali, risorse territoriali e politiche territoriali, e aggiungo anche quelle delle grandi imprese pubbliche, noi per esempio sul versante della decarbonizzazione piuttosto che degli obiettivi green non riusciremo. Quindi visione condivisa e coerenza tra gli obiettivi e tra le risorse che si mettono in campo. Grazie, grazie. Adesso Luca Bianchi. Il rischio più grande è che si riproponga la contrapposizione territoriale nord-sud, cioè che il nord non comprenda l'utilità dell'investimento nel sud, da un lato, e quindi quel moltiplicatore che si ricordava prima, attiva domanda al sud ma attiva anche domanda al nord, cioè investimento nel mezzogiorno, perché completa il processo produttivo. E secondo elemento, lo dico brutale, il vero rischio è il sovranismo regionale, cioè il vero problema se si ripropone quell'ottica proprietaria delle risorse in cui ognuno si gestiscono ex ante le risorse tra regioni e poi ogni regione pensa che quelle risorse sono sue e quindi fa un progetto che non è coerente con il resto. Due pericoli evidenti perché sono la storia degli ultimi 15 anni del paese. Grazie Luca. Patrizio. Che sarà sempre un'emergenza, bisogna avere una visione lunga. Sono fondi di investimento strutturale e questo richiede tempo. Bisogna riconquistare l'orizzonte. Noi ci siamo fatti schiacciare negli ultimi anni, non soltanto in questo anno, ma negli ultimi anni, nell'idea che dovevamo sempre ancora un'emergenza. No, no, bisogna riconquistare l'orizzonte, quindi avere una visione lunga. Grazie, non posso essere più d'accordo. Lo short termism, lavorare sempre a brevissimo termine, è stato quello che ha rovinato non solo la politica, ma anche molto spesso l'economia. Ultimo intervento, Giovanna Messina. E allora, anche secondo me, il principale ostacolo in questa situazione è rappresentato dalla frammentazione istituzionale che impedisce di agire con tempestività e si ripercuote su tutti quanti quegli aspetti che sono stati prima richiamati, che riguardano la capacità di programmazione, le procedure operative, i tempi di esecuzione, il monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere. Insomma, lo stiamo, credo, vedendo in maniera piuttosto drammatica in questa fase di emergenza sanitaria, come c'è il rischio che l'allenatore e la squadra, per usare ancora una volta la metafora calcistica, non lancino tutti la palla dallo stesso lato del campo. Quindi secondo me c'è bisogno di uno sforzo di condivisione degli obiettivi e dei progetti davvero notevole. Grazie, grazie davvero a tutti a voi quattro, siete stati bravissimi e anche chiarissimi nel esplicitare questi rischi. Adesso siamo arrivati all'intervento conclusivo,
che l'intervento del Presidente Nello Musumeci, che ringrazio particolarmente di essere qui con noi. Grazie Presidente, in momenti così difficili avere la vostra presenza, la presenza dei vertici istituzionali del Paese è per noi un premio del nostro lavoro, del nostro impegno, quindi grazie di essere qui. Ha sentito, il tema è un tema a lei ben noto, su cui tante volte è intervenuto e quindi non devo spiegarle niente, ma ho trovato in questi 5-6 interventi, a cominciare dalla commissaria Ferreira come primo intervento del convegno, a finire adesso a questi brevi giri dei nostri panelist, una grande unitarietà. E quindi comincio anche con lei con questo. Quali sono? Ce la possiamo fare questa volta? Cioè, ce la dobbiamo fare, ma ce la possiamo fare? Cioè, la pubblica amministrazione può essere veramente cinghia di trasmissione tra le risorse e i bisogni? Il Paese può superare questo suo egoismo un po' corporativo delle singole parti e lavorare insieme? Possiamo capire che portare avanti il Sud vuol dire portare avanti tutto il Paese, non il Sud, non è una questione di giustizia, è una questione di sviluppo, non è solo una questione di giustizia, è una questione di sviluppo. Ferreira stamattina ha detto non possiamo vincere una partita se metà dei giocatori non giocano perché li abbiamo messi nello spogliatoio. Ecco, dobbiamo tirarli fuori dallo spogliatoio e farli giocare con noi. Presidente, a lei le conclusioni. La ringrazio, Presidente. Grazie di questa opportunità e mi consenta di salutare tutti i partecipanti a questo appassionato confronto dal quale ho tratto anche utili spunti per il mio impegno di governo. Sono convinto che il comune denominatore sia stato nelle varie prospettive la crescita del divario fra nord e sud, la mancanza di assunzione di impegni o il mancato mantenimento di impegni a favore della infrastrutturazione del Mezzogiorno d'Italia. Io sono convinto, ma Luca Bianchi lo sa perché mi confronto con lui spesso e peraltro ha vissuto una intensa parentesi alla regione siciliana, ma credo che il ragionamento coinvolga anche le altre regioni. Io sono convinto che non sia soltanto un problema di risorse. Guardi, il Mezzogiorno ha avuto ingenti risorse con la Cassa per il Mezzogiorno, prima ancora con il Piano Marshall, poi con l'Agenzia Speciale, ma la polverizzazione della spesa, la mancanza di un progetto a medio e a lungo termine non hanno creato un polo di sviluppo, hanno creato soltanto delle piccole locali occasioni di crescita che comunque non sono servite complessivamente a fare del Mezzogiorno un'area omogenea, capace soprattutto di guardare in prospettiva. Lo dico con grande franchezza, le energie rinnovabili alle quali le nostre terre sono particolarmente vocate, il turismo, anche quello culturale, oltre che paesaggistico, l'agroalimentare, da soli possono determinare la crescita di un punto del prodotto interno lordo, ma non possono tirare fuori il Mezzogiorno d'Italia dalla condizione di marginalità e di perifericità in cui si trova. E ci si trova per colpa della geografia, naturalmente, ma questa distanza, questa perifericità non è stata assolutamente accorciata negli ultimi 70 anni dall'intervento di chi avrebbe dovuto guardare ad una prospettiva futura. Diciamolo con chiarezza, io guardo al sistema Italia, sono autonomista con una visione unitaria naturalmente, ma non c'è dubbio che gli interessi e le attenzioni del Nord siano assolutamente diversi dagli interessi del Mezzogiorno d'Italia. Non c'è dubbio che dobbiamo inseguire due modelli di sviluppo diversi, non solo perché lo dice la geografia, ma perché lo dice anche la dotazione della quale in questo momento noi possiamo disporre. Pensare di essere competitivo il Sud con il Nord Italia è una follia. Oggi c'è bisogno di correre, c'è bisogno di recuperare chi sta indietro,
la mia regione ha il 45% di tasso di povertà, forse il più alto in Italia, e le altre regioni del sud non sono di gran lunga distanti dalla mia. Noi abbiamo un degrado sociale che deve necessariamente essere recuperato. E allora serve intanto una visione del futuro. Cosa vogliamo essere nei prossimi 10-15 anni? E questo lo può determinare soltanto il governo centrale, mettendo attorno a un tavolo i presidenti delle regioni di un'area, quella del Mezzogiorno, che comunque ha una sua omogeneità, ha una sua storia comune. Voglio essere ancora più concreto. Diceva il professore Bianchi, bisogna avere una visione lunga. Quale può essere la visione lunga se non quella di guardare al bacino del Mediterraneo? Possiamo noi come Mezzogiorno d'Italia pensare ancora di inseguire la possibilità di conquistare spazi nei mercati del centro Europa? Possiamo noi non guardare a quello che sarà l'Africa fra 10 anni, fra 15 anni, la Cina permettendo? Possiamo non prendere in considerazione il fatto che il Mediterraneo da qualche anno non è più un mare di frontiera, non è più un mare che divide, come lo è stato nel passato, durante e dopo la Guerra Fredda, ma invece è un mare che unisce, è tornato ad essere quello che era nei secoli passati, un mare di traffici. Ed è mai possibile che il traffico che arrivi dal canale di Suez non debba approdare sulle coste delle regioni del Mezzogiorno, ma debba invece orientarsi verso lo stretto di Gibilterra per arrivare al nord dell'Europa, a Rotterdam? Mi lasci dire, è davvero follia pensare che la mia regione, intanto per la sua geografia, prima ancora che per la sua storia, non possa diventare la naturale piattaforma logistica del Mediterraneo? Ecco perché io credo che noi dobbiamo cogliere le opportunità che ci arrivano finanziarie dall'Unione Europea, sia con il Recovery Fund, sia con la prossima generazione europea, per puntare alle infrastrutture strategiche, non 100 piccole cose, ma 10 grandi cose, che creino un modello di sviluppo capace di rendere il Mezzogiorno d'Italia omogeneo e attrattivo, capace di mantenere gli imprenditori che già ci sono, ma anche di poterne conquistare e attrarre altri. Abbiamo bisogno della logistica portuale e retroportuale, abbiamo bisogno di infrastrutture che ci consentano di superare la perifericità, ma al contrario, di far diventare la perifericità la centralità nel Mediterraneo, perché è lì, basta guardare la cartina geografica, è questo Mediterraneo che torna ad essere mare di ansie, di crescite, di speranze, e che torna a far dialogare i popoli. È mai possibile che non debba trovare il Mezzogiorno d'Italia pronto a giocare un ruolo? Ecco perché attorno a questo progetto, lo diceva la commissaria Ferrera all'inizio, da un lato ci sono le istituzioni, dall'altro ci sono i fondi, al centro c'è la pubblica amministrazione, che è una grave diseconomia nei processi di crescita del Mezzogiorno d'Italia. Abbiamo bisogno di rafforzare la pubblica amministrazione per la sua carenza sia di dotazione organica e sia di qualità. Ci vuole efficienza, ci vuole digitalizzazione, ci vuole merito, ci vuole premialità, ci vuole trasparenza, semplificazione delle procedure, costante aggiornamento. Mi permetto di dire che forse la Bassanini abbia ormai fatto il proprio tempo. Non è possibile, guardi, io ho 13.000 dipendenti circa alla regione siciliana e non ho avuto difficoltà a dire pubblicamente che soltanto una minima parte lavora e collabora al processo di raggiungimento degli obiettivi che fissa la politica. L'altra parte non è fatta tutta di fannulloni, per carità, c'è tanta gente animata di buona volontà che vorrebbe lavorare, ma sa cosa mi dicono i dirigenti e i funzionari? E che vuole, Presidente,
Io questa pratica per ora non la posso liquidare, c'è l'ANAC che ci controlla, c'è la Procura della Repubblica, c'è la Procura della Corte dei Conti, cioè ognuno tiene famiglia ed è convinto che sia più utile fermare la pratica, perché il processo di decisione deve durare massimo una settimana. Il dubbio è giusto averlo, ma non si può avere un dubbio eterno. Dopo un confronto di 3-4 giorni la politica e la burocrazia debbono decidere. In questo caso, come vede, ci sono serissimi problemi che fanno pensare a una rifondazione del sistema burocratico. Non è possibile che la responsabilità degli obiettivi in termini di consenso debba assumerla soltanto il governo, il potere politico, e la burocrazia debba proteggersi, forse più del necessario, dietro il rischio cui una decisione va incontro. Quindi io penso che per poter superare, e concludo, questo ruolo di marginalità del Mezzogiorno d'Italia non serva soltanto la risorsa finanziaria, non serva soltanto una classe dirigente motivata e che si liberi dai vizi, tanti vizi che il Mezzogiorno ha alimentato nel passato, guai a non riconoscerlo, ma serve una burocrazia motivata, serve un nuovo criterio di reclutamento del personale, serve premiare chi lavora, serve scoraggiare chi non lavora, serve avviare i processi di digitalizzazione, serve far scommettere il dipendente pubblico che anche senza essere imprenditore nella vita può realizzare le sue aspirazioni, perché il processo di crescita all'interno della pubblica amministrazione può fargli assumere anche ruoli di grande responsabilità. Ecco perché io credo che noi abbiamo bisogno di un confronto serio, noi governatori delle regioni con il potere centrale. Dobbiamo farlo senza sciocchi rivendicazionismi, senza fare la guerra fra poveri, e da Roma non servono culture improntate a neocentralismo. Serve l'apertura e la comprensione delle esigenze del territorio, che al sud sono diverse rispetto a quelle del nord. Ho buona fiducia, credo che questo obiettivo possa essere raggiunto, me lo auguro, e questa opportunità che lei mi offre, Presidente, spero possa sollecitare in questo senso il governo centrale ad aprire un nuovo metodo di confronto con le regioni del Mezzogiorno d'Italia. Grazie tanto, Presidente, è stato chiarissimo, quindi tutto si può imputare meno di non essere chiaro, quindi è stato veramente chiaro nella sua visione, grande visione, pochi progetti grandi che cambino il futuro, e nello stesso tempo gli strumenti, sia gli strumenti finanziari che in parte ci sono, sia gli strumenti amministrativi che invece molto spesso sono carenti, in una concertazione nazionale che lasci però ai territori la loro autonomia, perché ogni territorio ha la sua storia e ha il diritto. Grazie davvero, io credo che sia stata questa ora e mezza, sia stato interessante, e ovviamente non possiamo chiudere in un'ora e mezza un tema così grande come il ruolo del Sud, ma abbiamo cercato di mettere dei temi e delle pulci nell'orecchio a chi ha voluto ascoltarci. Ringrazio tutti i nostri relatori, soprattutto la dottoressa Scozzese che ci ha in qualche modo dato il quadro del governo, ma tutti quanti voi relatori che siete stati sicuramente chiari e preziosi. E potete risentire questo convegno e le slide che sono state quelle slide che sono state presentate sul nostro sito dai prossimi giorni. Fateci finire questa settimana e poi dall'inizio della settimana prossima tutto sarà di nuovo a vostra disposizione. Vi dico solo un'ultima cosa: ci sono tre PON importanti, il PON Cultura domani, il PON Governance dopodomani e il PON Metro giovedì, che faranno qui all'interno di Forum Pia Sud il loro evento annuale in cui racconteranno quello che hanno fatto, e chiuderemo invece il venerdì, quindi vi invito ad ascoltarli, e chiuderemo invece venerdì con un appuntamento molto significativo proprio sull'attuazione. A questo punto, più che dalla visione, cominceremo a cercare le esperienze positive, quello che è stato fatto effettivamente nei territori e quello che nei territori non è stato ancora, perché siamo fiduciosi, ancora fatto. Grazie a tutti e alla prossima.